Giornata numero 11, Serie D Girone D. Il Rimini si riprende in solitario alla vetta della classifica. Le reti messe a segno sono ben 28, frutto di 4 successi interni, 3 esterni e 3 pareggi. Con l'immagine a nostra disposizione vediamo la vittoria dell'Azione Milano su Ravenna. Bonaiti di rimpallo apre le danze. Il pari giallo-rosso è frutto della combinazione Macri-Guidone con l'attaccante che non perdona. Nella ripresa Maini, dimenticato al centro dell'area di rigore, fa 2-1. A Forlì, la Tritium 2.0 passa in vantaggio con Garcia, tiro indirizzato all'incrocio. Il Forlì prima pareggia con Borrelli dagli 11 metri, poi la ribalta grazie al traversone di quest'ultimo sporcato da Fabiani. A ristabilire la parità ci pensava Messina con un preciso colpo di testa. Il Ghivizzano, sempre più ultimo, si fa male da solo. Nucci e Grea la combinano grossa con un clamoroso autogol di quest'ultimo degno della Jalapas Band. All'82esimo il difensore si riscatta trovando la deviazione vincente sotto misura, ma la Correggese ha la forza e il coraggio di trovare il gol dei 3 punti a cura di Forte direttamente a calcio piazzato. Il Lentigione si fa male da solo, protagonista anche in questo caso in negativo il portiere. Sorzi regala palla di Paola che fa il suo mestiere perfettamente tra dribbling e depositazione della palla in fondo alla rete. Cade in casa il Prato a favore della San Maurese, l'ex Cattolica Merlonghi di testa trova un gran gol. Il pareggio del Prato avviene dopo una disattenzione difensiva ospite che permette ad Alexis di timbrare il pareggio. Nel finale il contropiede Merlonghi regala ai suoi 3 punti pesantissimi. Vittoria in rimonta del Rimini che liquida l'Agnanese con una manita, Del Dotto la sblocca, poi nella ripresa uno scatenato Mencali sigla una personale tripletta facendosi trovare pronti in ogni occasione negli inviti a nozze di Tonelli e Piscitella. A completare il poker ci pensava Tomasini con il terzo centro di stagione e nel finale lo stesso Piscitella con un'involontaria deviazione della retroguardia ospite trovava il definitivo 5-1. Chiude la giornata la vittoria del Carpi in casa col Fanfulla, gol partita a cura di Carrasco al minuto 65.